c'è la scrivania, tutto come se fosse un notaio, poi a un certo punto vedi, ti giri e vedi sta cosa, dici ma le persone invece di saltare sono ferme a fare foto. Ma che la fortuna pure, anche senti, ma 68 tappe avete fatto. Pazzesco, incredibile, incredibile. Cioè, tu alla 68esima tappa eri... e hai detto no, basta, cioè... No, io ti dico la verità, per me c'è un impegno diverso, sia dal punto di vista puramente emotivo, perché comunque Lorenzo è quello che ci mette la faccia, no? Quindi ha tutto il carico di pressione da quando, cioè dal giorno 1, no? Da quando inizia a preparare. E poi utilizza lo strumento che più è sottoposto a sforzo, no? Che è la voce, mentre invece per me che suono, che sono uno strumento, per me è il massimo. Cioè io sarei andato avanti, cioè in realtà non ho neanche contate. Mi sono passate così velocemente e poi io in realtà soffro quando sto senza suonare. E la 68esima di Lorenzo, dai, facciamo un'altra. Ma io le avrei fatte, tra l'altro l'ultimo show non finiva più. Sì, perché continuavo ad aggiungere canzoni come a voler offrire, cioè alla fine ringrazi chi ti ha seguito per tutto questo tempo, perché sono persone che hanno visto più di uno show, ne hanno visti addirittura, cioè qualcuno che ne ha visti 10. Cioè ha seguito 10 delle 68 tappe? Eh sì, perché il fan ti ama e le vedrebbe tutte 68, sì. Dimmi come funziona un concerto, cioè tu hai sempre la stessa scaletta più o meno e te la replichi per 68 volte e quindi continui a rifare sempre le stesse canzoni, o c'è un minimo di variazione dove ti guardi e dici oh, adesso facciamo questo? No, qualche volta succede che si fa qualche pezzo che non abbiamo fatto nel concerto precedente, ma è raro, cioè la scaletta è sempre la stessa e la cosa interessante è non farla mai diventare una routine. Quindi affronti la stessa canzone che magari potresti suonare ad occhi chiusi o anche senza ascoltare, lo fai come se fosse l'ultima volta, perché la persona che comunque hai di fronte magari non ha mai visto e non ha mai ascoltato quel pezzo fatto in quella cosa. Ed è secondo me la cosa che differenzia il professionista dal dilettante, l'approccio che tu hai ogni volta che indossi lo strumento. Come se la ripensi da zero e dici vediamo come viene fuori adesso. Cioè un pezzo come Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, che è un pezzo se vogliamo come struttura molto elementare, perché è una struttura nata sui quattro accordi che compongono credo il 90% delle hit mondiali, però c'è il testo che gli dà, e pensa che quel testo ha una gestazione curiosa, perché Lorenzo aveva solo l'inciso di quel pezzo, non aveva mai scritto il testo fino agli ultimi giorni di chiusura del disco. È il più grande spettacolo dopo il Big Bang, cioè il chorus, no? Quello che chiamiamo il ritornello, e cioè aveva solo quella parte lì, che è la parte che comunque ha fatto nascere il pezzo, no? E quel pezzo lì ogni volta che lo suoni, perlomeno per quanto mi riguarda, è come se fosse la prima volta, come l'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo, cioè a un certo punto ti sei messo lì tu Lorenzo e hai detto dai facciamo l'ombelico del mondo, cioè come viene fuori un pezzo così? Ma guarda, alla fine Lorenzo ha un sacco di pregi e uno di questi è quello di saper fermare, è come se ci avesse la macchina fotografica nella testa, ti vede e a un certo punto ferma un momento che magari tu stai... No, stai, il verbo bello di suonare viene tradotto to play, no? In inglese, che è giocare, in realtà non è suonare, perché tu in realtà giochi con lo strumento, giochi, a un certo punto ti esce una cosa e lui fa no, continua quella, fai quella, ferma quella, tu fai dei tentativi e lui riconosce quello che forse è più funzionale per il quadro generale, no? Quindi sono intuizioni importanti. Un sacco di volte mi ha fermato dicendo continua quello, fai quello. E poi aveva ragione, nel senso che era quello. Ed era quello, ma poi è anche figo perché ti riconosce quel contributo. Cioè te lo riconosce non soltanto dal punto di vista della gloria, te lo riconosce proprio dal punto di vista economico. Sì, quindi diventi coautore, che è la cosa più magica che ti può succedere se suoni. Ah, cioè, perché poi c'hai i diritti. Certo, però ti mette in condizione di...
di sopravvivere di quello che fai, che poi a te non ti costa nessuna fatica perché è una passione, quindi trasforma la passione, che questa per me è la magia più grande, in passione remunerata. Chiaro. Ma te lo chiedevo anche prima, tu avresti mai pensato di arrivare al livello a cui sei arrivato e che poi sei sempre in crescita, non è che hai finito adesso, cioè tu sei partito da Ascoli, sì, e a un certo punto diventi Saturnino, cioè come succede questo passaggio? Beh, divento Saturnino, qui bisognerebbe ringraziare chi mi ha chiamato in questo modo come nome di battesimo. Io penso che a quasi 50 anni ancora continuo a rispondere alla domanda, ma il nome è vero? Che già quello vuol dire che già il nome in sé c'aveva un qualcosa di scritto, no? Poi dal punto di vista progettuale è ovvio che io ho sempre pensato in grande, perché quello non te lo vieta nessuno, no? Magari c'è qualcuno intorno che ti può smorzare l'entusiasmo, ma io ho sempre pensato in grande. E ho sempre pensato in piccole conquiste, poi quale fosse il gran finale non ci ho mai pensato, però fortunatamente è andata sempre, come dicevi tu, in crescita, ma anche il protrarsi di questa situazione, perché da quando è nato l'Ombelico del Mondo sono passati 20 anni, da quando ho conosciuto Lorenzo se ne sono passati quasi 30. E tu l'hai conosciuto? L'ho conosciuto no, non per caso, cioè. Scusami, ma per te l'incontro con Lorenzo è stato un momento clou di determinante. È stato quello è stato determinante, perché è stato determinante il fatto che qualcuno ha fatto il tuo nome in tua assenza, cioè quindi quando Lorenzo che si trovava a registrare Una tribù che balla, che è l'album un po' diciamo del suo ritorno, no? A fare quello che gli piaceva fare, cioè quindi togliendo tutta quella che era la parentesi da presentatore televisivo, dopo aver fatto un'esperienza televisiva nella TV, nella Rai, no? Tornare a fare musica come gli piaceva a lui, quindi senza nessun tipo di compromesso. Chiede: mi piacerebbe formare un gruppo per andare in tour, e chiede al proprietario dello studio se conosceva qualcuno, okay, da consigliargli. Proprio dello studio di registrazione? Dello studio di registrazione, il proprietario dello studio di registrazione ha fatto il mio nome, perché mi aveva visto registrare lì in precedenza. Quindi dice: forse c'ho un paio di persone e c'è questo che è appena arrivato da Ascoli, che suona il basso e secondo me può essere interessante. Quindi io lo incontro. E tu prima avevi mai registrato un tuo pezzo, un tuo album? No, il mio album no, avevo okay, registrato per una produzione okay, per altri, come bassista, quindi come quello che chiamano il turnista, no? Ci serve un basso. Ok, e tu chi ha? No? E mi ero trovato in quello studio, quindi il proprietario dello studio si è ricordato di me. Quindi vuol dire che qualcuno, sai, fa il tuo nome, quindi vuol dire che ti reputa adatto per quel ruolo. Quindi io non finirò mai di ringraziare lui, per esempio. Okay. E a quel punto incontro Lorenzo in studio, che tra l'altro era appena caduto in bici, quindi aveva un polso ingessato e dei punti sotto al mento, e iniziamo a parlare di musica. E lui mi fa domande, no? Tipo: cosa ascolti? Tipo colloquio di lavoro? Sì, ma un colloquio di lavoro molto basato e riferito sull'ascolto, perché lui nasce come DJ, quindi era curioso di sapere cosa potevo ascoltare io che lui non avesse già ascoltato prima. Ah, no? Okay. E parliamo, gli racconto questo, quello che stavo facendo, e mi dice: ok, prova a registrare, e mi chiede un assolo. Cioè, la cosa incredibile è che mi chiede un assolo fatto con uno strumento che di solito è uno strumento di puro accompagnamento, no? Perché forse voleva vediamo come ti esprimi in una situazione in cui devi venire fuori solo tu. Io faccio questo assolo, l'assolo rimane registrato, è quello che poi è finito nel disco, nel pezzo Libera l'anima. Esattamente quello. Esattamente quello, cioè quello suonato lì è finito nel disco, e lui mi fa dalla regia, quindi non mi dà neanche il tempo di tornare dalla sala di ripresa in regia, mi fa con, si chiama Tolbeck, no? Quello che lui parla e ti senti dall'altra parte, che è completamente sonorizzato, mi dice: sei libero per i prossimi 6 mesi? E io gli dico: aspetta, guarda il mio calendario. No, dico: sì,
Perché che succede? Però non sapevo cosa sarebbe successo per i prossimi 6 mesi, cioè cosa ci fosse di programmato per i prossimi 6 mesi. Perché tu non sapevi nulla del tuo. No, se c'era da fare un tour, una cosa, okay. Continuare il disco. E da lì è partito un periodo di totale convivenza. Cioè, nel senso, si partiva alle. Non so, all'una di notte eravamo al chiosco di Corso Sempione, che ancora è lì, il chiosco di Sergio Fisio, dove stavamo lì magari a mangiare una fetta d'anguria. Lui diceva, oh, stasera c'è Ralf a Riccione, andiamo a Riccione. Partivamo con la macchina all'una, arrivavamo alle 3 a Riccione, andavamo in discoteca fino alle 5, fino alle 6, poi andavamo a dormire in un albergo lì da qualche parte, e quindi tutto così. E quindi dischi, tour. E dopo un po', diciamo, la vita in tour com'è? Cioè, come fai a restare concentrato, in questo caso 68 tappe, ogni volta che arrivi sembra essere, perché il pubblico ti vede la prima volta, sì. E vuole il massimo, no? Cioè, non solo dal cantante, ma tutta la band deve essere. E all'inizio è facile perché c'è l'adrenalina e dici, ok, poi dopo un po', capito, alla decima, quindicesima, ventesima, inizi un po' a scherzare. Come fai a restare invece sempre in uno stato di massimo livello, massima performance? Ma, io poi ti ripeto, parlo sempre dal mio punto di vista. È una cosa che ti piace fare tantissimo. Quindi io penso che uno la desidera così tanto che quando la fai, fai in modo che questa cosa rimanga il più possibile e cerchi sempre di migliorare quel tipo di prestazione, no? Quando tu devi compilare, se è scritto prestazione artistica, che di fatto lo è, poi che sia artistica o meno, certo, dipende dalla è comunque una prestazione, quindi tu devi performare, perché per avere una prestazione alta c'è un aspetto performativo che non devi mai trascurare, perché quello, torno a dire, che fa la differenza tra il professionista e il dilettante. Cioè, il calciatore di Serie B non è che c'ha una gamba in meno di quello della Serie A. È come quello della Serie A arriva e già da come entra negli spogliatoi, come esce negli spogliatoi, come entra in campo. Io una volta in un albergo ho incrociato Cristiano Ronaldo, ma perché quando passava tutta la squadra, il Real Madrid, fermavano tutti gli ingressi. Noi eravamo nello stesso albergo, però quando passavano loro, e tu lo vedi solo dalla postura, che sembrava un supereroe. Come quando vedi Nadal che entra in campo. Sembrano, cioè, in quel momento lui è una specie. Ha già vinto prima di entrare in campo. Proprio com'era, già come. Da come era il risvolto del calzettone, cioè era tutto perfetto, capito? Il quadricipite femorale era scavato da Michelangelo, fatto con. Ma e ci sono dei rituali prima di entrare sul palco dove, non so, ci si trova, c'è tipo forse un meeting e dice allora ragazzi stasera si fa così, si fa la preghiera, non lo so. Sì, qualcuno lo fa, ma in realtà devi essere tu, devi essere pronto. Nel senso, il rituale, sai, serve a poco se poi vai su e fai. Tensione invece quando arrivi c'hai. La tensione deve essere sana. Cioè devi trasformarla in tensione sana, perché sennò ti frega, no? Ok. Io fai conto che la prima volta che ho suonato il primo concerto sono tornato in camera e hanno chiamato un'ambulanza. Okay. Sì, sono svenuto per quanto ero. Appunto teso per questa cosa, però devi trasformarla in energia proprio positiva, perché non ti frega, ti emozioni, rimani paralizzato. E se hai qualcuno magari nella band che magari c'è chi è più abituato, chi ha più esperienza e chi magari invece, capito, è bravissimo nel prove, poi arriva live e capito, come i grandi campioni, c'è quello che magari in allenamento è un fenomeno, quello che in partita non è il massimo. Può succedere. E come lo bilanci quello? Cioè, c'è una gestione che uno fa di questo, oppure semplicemente cambi quello che non va bene? No, invece, di solito lo vedi chi ha la stoffa poi, sì, per esempio in quest'ultimo tour Lorenzo ha deciso quasi all'ultimo di includere la sezione di fiati, no? E abbiamo preso un italiano che è straordinario, che è Gianluca Petrella, che suona il trombone,
E il trombone è uno strumento come tanti altri, però quando arriva un fuori classe di quello strumento te ne accorgi. E proprio te ne accorgi perché cambia tutto. E automaticamente tu inizi ad amare quello strumento. Okay. Perché quando senti fuori classe che trombone, sai, tu parti dalla banda che lo so, che dici magari è facile, se no invece no, scopri l'eccellenza, no? E a lui si sono affiancati alla tromba Jordan McLee, che Lorenzo aveva incontrato a New York, che suona in un gruppo che si chiama Antibalas, quindi fanno afro funk, lui è un bianco che suona la tromba, e un sax. Ok. Matt Bowder al sax, e insieme erano eccezionali. Però Jordan McLee, forse per la fisicità, per non so per cosa, in 3-4 date ha conquistato tutti i fan di Lorenzo, cioè lo riconoscevano. Quindi quello è, capisci che fa la differenza, cioè dal punto di vista performativo live Jordan si era ricavato un suo spazio che di solito non succede. Perché magari uno ha una personalità, anche una presenza rispetto a... Carisma, lo chiamano carisma, i napoletani lo chiamano cazzimma. Cazzimma. Cioè, per esempio, i musicisti James Brown erano tutti pieni di cazzimma, perché se tu sei pronto come James Brown e ti ricavi un tuo spazio vuol dire che... Senti, Saturnino, ho letto un libro poi tempo fa, non mi ricordo il titolo, c'è cioè questa copertina arancione ed è tutto basato sulla storia delle grandi rockstar precedenti, di come era diverso andare in tour 20 anni fa, sì, per David Bowie o per Springsteen o Rolling Stone, così, e oggi invece come è cambiata poi l'industria anche con i social, cose. Uh-huh. Tu hai trovi questa differenza oppure è sempre la stessa roba? Andare in tour prima era uguale adesso? Beh, è cambiato sicuramente un aspetto da tutte e due le parti, cioè da chi produce le tournée e chi va in tour, no? Se pensi che ancora, se vedi le programmazioni dei festival di tutto il mondo, ci sono artisti e gruppi che hanno più di 60 anni. Quindi vuol dire che quella cosa che prima faceva parte dell'aspetto quasi mitologico del rock and roll, no? Quella cosa che non ti potevi quasi avvicinare, è stata totalmente spazzata via dai social. Tu puoi vedere la giornata di Bruno Mars fino a quando non sale sul palco, fino a 5 minuti prima la vedi in diretta. Quindi già quello è un aspetto che prima, se tu volevi vedere fino a 20 anni fa, se volevi vedere una foto di come sarebbe salito sul palco David Bowie, cosa aveva indosso, lo strumento, dovevi andartelo a cercare su una rivista di settore stampata magari un mese dopo. Oggi lo vedi già in diretta e lo sai subito. E questo crea anche un aspetto di nuove aspiranti rockstar che, senza aver ancora fatto il pezzo, si preoccupano dell'aspetto del business. Chiaro. Che è quasi spaventoso, manca il tassello del prodotto. Manca la forma, ce n'hai quante nuove, però la sostanza poi fai fatica. Infatti questi sono ancora in tour. Chiaro. Cioè, i Rolling Stone hanno fatto Circo Massimo l'anno scorso. Certo. Quindi... Che poi devo dire, più vanno avanti più sono bravi, nel senso più sono talmente allineati. Perché l'aspetto performativo comunque non lo trascurano mai, sono sempre, l'approccio è sempre molto serio, vedi gli U2, vedi comunque persone che sono in giro da 30 anni, ma senza andare troppo lontano basta vedere il tour di addio dei Pooh, cioè hanno fatto uno spettacolo a San Siro sia con pubblico ma anche di livello. Quindi... Senti, e con tutto questo mondo del social com'è cambiata anche la gestione delle critiche? Perché magari prima uno, non so, faceva un concerto, sì, poi magari si apriva il giornale diceva andato bene, andato male, sì, e poi però tu devi fare altre 50 tappe, quindi in un qualche modo sei influenzato da quello che si dice, sì, o magari non sei influenzato, però la critica era solo quella. Tu non leggevi i giornali, sì, mentre facevi il tour e fine della storia. Oggi invece qualunque cosa, il secondo dopo, è online, c'è la cosa, la critica, lo scandalo, le robe, Lorenzo ha perso la voce. Sì, sì, sì. E come viene gestita questa? Ma come purtroppo non puoi gestirla, nel senso che una volta incidenti sui palchi ne succedevano continuamente. Oggi appena tu cadi sul palco sei
già online. Cioè quella cosa non l'hanno vista solo i 7.000, 10.000, 100.000 che erano lì, la vede tutto il mondo. C'è ci sono dei video su YouTube dove tu metti accident on stage e ti vengono fuori, c'è addirittura la compilation, come nei porno, no? Che c'è gli highlight e ci sono tutte le cadute sul palco, trovi tutti. Mi hai fatto venire in mente una volta che ho visto questo video dove ci sono i Rolling Stone che partono col pezzo, sì. E ad un certo punto c'è il Jagger che fa tutte le sue mossette e poi vedi la ripresa passa su Keith Richards che, sì. Che suona e tu vedi che suona e a un certo punto smette, tira via la chitarra e dà una chitarrata a un fan che stava cercando di dare e poi riprende a suonare. Sì. Ma e tu dici questo è una cosa che succedeva spesso, nel senso invasione? È sempre successo, ma nessuno l'ha mai saputa, cioè nessuno l'ha mai vista. Perché le cadute, ok, ma che cos'altro può succedere? Sì, che un fan ti sale sul palco. Però i fratelli Gallagher, quando erano ancora insieme, con gli Oasis, uno è salito sul palco e ha dato una spinta al fratello, non so se quello che stava suonando la chitarra, gli ha dato proprio una spinta, l'ha fatto cadere. E tu lo vedi, è tutto documentato, è tutto online, quindi online. Magari quel concerto lì diventa famoso perché è caduto il cantante, non frega nessuno di quello che è stato suonato. E quindi dici, lo dai per scontato e stop e vai avanti. E vai avanti, però cerchi di avere in ogni momento, in ogni momento non sei solo tu ad essere ripreso dalla tua regia che si vede sullo schermo, ti stanno riprendendo anche sotto. Chiaro. Quindi qualsiasi cosa fai, anche il labiale, anche tutto. E il rapporto con i fan dici è cambiato, a parte la cosa fortissima che mi dicevi prima dell'oscillazione dello stadio San Siro, ridimmela, com'è che cos'è che è cambiato? Che le strutture come lo stadio, come il palazzetto dello sport oscillano di meno perché le persone sono più preoccupate dal fatto che devono documentare quello che stanno vivendo e non lo vivono in realtà. Cioè tu metti uno schermo da 40 metri e poi lo guardano dallo schermo del telefono, quindi ti viene da pensare che l'ho messo a fare lo schermo da 40 metri. Mentre prima invece saltavi con un pazzo, adesso invece sono con la... Cioè si vivono quasi meno, è quasi più importante l'aspetto documentaristico. Ok. Che è anche strano. Ed è forse per questo che un artista come David Byrne ha fatto l'ultimo concerto dove il palco è completamente vuoto. E tutti i musicisti entrano in scena e hanno il loro strumento e sono completamente wireless. Però non c'è una... di fatto un palco, il palco è semplicemente il contenitore che rappresenta quella canzone, ma cambia tutto in ogni momento, ci sono un sacco di coreografie, è un concetto proprio un linguaggio nuovo. Invece dal punto di vista della competenza tecnica, se tu dovessi dire oggi con la diffusione che c'è, no? YouTube, ai tempi miei io giocavo a ping pong, se tu volevi vedere il grande giocatore di ping pong dovevi andare al torneo, metterti lì e vedere come faceva un certo colpo. Oggi invece tu vai su YouTube e trovi miliardi di video di qualunque tipo, e quindi se vuoi imparare un colpo è chiaro che poi hai bisogno di allenarti, un allenatore, però hai un riferimento immediato. E sulla musica magari è la stessa cosa, cioè io magari oggi voglio imparare il basso e trovo miliardi di video di gente che insegna o di gente che suona. Secondo te il livello è salito dal punto di vista, diciamo, delle persone, della qualità tecnica? O è salito il livello dell'informazione, però il fatto che tu non fai fatica per ottenere quell'informazione te la fa dimenticare nel momento stesso in cui la codifichi. Cioè la dai per scontata, quindi pensi che sei pronto. Infatti è pieno di video di persone che suonano in camera. Cioè, anche in ambienti piuttosto tristi e che suonano da seduti, che è una cosa ancora più triste. Non si suona mai da seduti? Ma teoricamente no, hai visto su un palco qualcuno che suona seduto, a meno che è impossibilitato dal deambulare, è diversa una cosa. Però, cazzo, non si suona da seduti. Questa è una domanda che quando mi dicono, ma ping pong si gioca con le scarpe da ginnastica? Cazzo, si gioca così, ti devi muovere. Non si suona da seduti, nel senso se tu suoni e vuoi acquisire l'attitudine di un frontman di livello non si suona da seduti, nel senso... A meno che uno sia un tale fenomeno che per provocare magari si mette seduto, ma se no non è... O suoni la pedal steel come Ben Harper che sta seduto, ma voglio dire, quella è un'esigenza dello strumento, anche il pianoforte devi stare seduto. Certo. E se tu però mi piace questo, c'è più informazione ma alla fine...
per diventare bravi c'è sempre un'applicazione, e quindi è come quando io mi guardo i video per fare il workout e poi tanto non lo faccio. Tanto non lo fai, tanto cioè, sai come si fa. Però arrivare come The Rock che fa le croci con 40 kg per manubrio non le fai. Quello no. Quindi vuol dire che lui ci ha passato... Se alla fine passa tutto dall'esecuzione. Se tu rifa... Sudore, ispirazione 10% e traspirazione, capito? Lì dopo ci devi passare del tempo. Se tu ripartissi oggi come musicista, arrivi qua a Milano, e che cosa faresti per cercare di costruirti la tua strada, di avere la tua carriera lavorativa? Ma io il consiglio non richiesto che do sempre è quello di scegliere le frequentazioni. Nel senso, io appena arrivato qui mi sono reso conto di come andava e mi sono reso conto che era anche pieno di fuffa, cioè un ambiente dove sai, si fanno i curriculum e tutti, per esempio nella musica succede questo, che tutti quando vogliono fare un curriculum mettono le esperienze che hanno condiviso e con chi. Quindi tipo, ho suonato con Tizio, che è il chitarrista di Tizio, che però ha suonato anche con l'altro tizio. E a cascata arrivi a aver suonato con chiunque. Sì, a cascata arrivi che hai suonato con Jimi Hendrix anche ai tempi di Woodstock, che però, capito? È incredibile, no? Quando invece se devi acquisire informazioni, le devi acquisire con accuratezza, quindi da qualcuno che te le trasmette e che ne sa più di te. Questo mio nonno me lo dice, se non sai qualcosa chiedi a chi ne sa di più, no? Quindi la frequentazione, fai conto che io appena arrivato mi sono attaccato quasi come una cozza a una persona che conosceva delle persone, quindi che era di fatto anche lui un hub, perché aveva contatti con un sacco di gente, tra cui per esempio Sting, no? E infatti lui mi ha fatto conoscere Sting, però me l'ha fatto conoscere e poi dopo che cazzo gli dice a Sting? Cioè. non sai che cazzo dirgli. No, il fatto te lo fa incontrare, te lo presenta e dice quello che fai, e poi che fai? Però frequentare queste persone qui ti aiuta, no? E lato social cosa faresti? Ma io ero social pure prima dei social. No. Nel senso, sono una persona socievole. Infatti alle elementari, quando mia madre andava a parlare con la maestra, diceva suo figlio è una persona estremamente socievole, non si applica. Poi ho cominciato pure a applicarmi, però. Però quando ma quando ho trovato quello che mi piaceva, mi sono applicato. Certo. Quello fa la differenza, cioè non è che perché tu magari scopri una cosa che ti piace, però poi devi continuare. Io ho passato un periodo della mia vita che avevo il basso a tracolla 12 ore al giorno, cercando di imitare quello che ascoltavo dai dischi. Non c'avevo i tutorial di YouTube, ma ascoltavo. Ma poi hai fatto tipo una scuola, hai fatto una formazione diciamo accademica? L'ho fatta in parte per il violino. Nel senso che io ho studiato violino, sono arrivato al programma del settimo anno privatamente, perché all'inizio mi ero iscritto in un istituto musicale che non è un conservatorio, che è l'Istituto Gaspare Spontini di Ascoli Piceno, cioè quello che la città ti offre. Poi l'insegnante mi ha permesso di continuare privatamente, però poi ho scoperto il basso e del violino non me ne è fregato più niente. No, perché tu inizi a suonare uno strumento, se i tuoi genitori ti iniziano alla musica, ti iniziano con quello che vogliono loro, non con quello che vuoi tu. Invece oggi addirittura ci sono persone che mi dicono: ah, mio figlio prima ha cominciato con la chitarra, poi gli piaceva la batteria, poi ha cominciato con le tastiere, poi col pianoforte. Poi la grande possibilità di scelta ti porta a non fare poi più niente, no? Paradosso della sì, che fai tutto, o ci sono dei genitori che il figlio è potenzialmente un campione di tennis, un grande pianista, un grande informatico, poi diventa pure DJ. Sì, e poi il nonno di Richard Branson. Bravo, capito? Cioè, hanno un potenziale e ognuno pensa di avere come figlio il futuro Einstein. Certo. E poi va a lavorare. Cioè, le frasi di Osho, no? C'è una frase bellissima che ho letto una volta, fa: non perché è mio nipote, ma sto bambino è veramente speciale. Ma che cazzo vuol dire? Sono tutti speciali i bambini. Dipende da dove poi li metti, no? Certo. Senti, la cosa che mi ha incuriosito è che, diciamo, oltre al tema musicale, tu hai lanciato questa iniziativa occhialifera, chiamiamola sì, così, sì. E la cosa mi ha colpito perché l'avevo notata quando ho fatto un video su Luxottica, di analisi del mercato di Luxottica, che è un business gigantesco, infinito,
è molto complicato, no? E non è facile farsi spazio in un mondo così. E per cui mi ha colpito perché ha questo design diverso, originale, e quindi volevo capire più il tuo lato, diciamo, imprenditoriale da questo punto di vista e quali aspettative anche avevi su questa iniziativa. Beh, l'aspettativa è che è un business, ma non è partita con l'obiettivo di fare business. Anzi, per fortuna ho un socio che arriva da quel mondo lì, nel senso non dell'occhialeria ma del business, quindi sa cosa vuol dire fare impresa. Infatti ultimamente il fatto che sia più presente mi sta aiutando moltissimo. Io sono più per il lato romantico, quindi penso di avere delle ottime abilità divulgative, quindi cioè far parlare anche quello che è il prodotto, non soltanto mettendo me in primo piano rispetto al prodotto, ma sai, quando succede che qualcuno compra i nostri occhiali senza conoscermi, è la cosa più bella. È un grande risultato. Fai conto che il distributore coreano è arrivato allo stand del Mido, che è la fiera dell'occhialeria, pensando che io fossi un designer, un giovane designer di occhiali. Capito? Perché aveva visto da Instagram questa cosa, che nasceva in Italia, perché comunque noi... Ma tu, diciamo, già avevi delle esperienze in questo mondo qui? No, non avevo nessuna esperienza. L'input è arrivato da questo ottico a cui io chiedevo di customizzare degli occhiali, come si faceva con i motorini. Certo. E lui ha detto... Pimpavo gli occhiali, a un certo punto lui mi ha detto, fallo tu, fatti il tuo occhiale. E ha detto, come si fa a fare un occhiale? E mi ha... Un po' instradato. Instradato, e ho scoperto che per esempio che gli italiani, i francesi e i giapponesi sono i più bravi nel mondo su questo tipo di accessorio, che poi è stato un po' magari trascurato, perché c'è sempre il desiderio di spostare la produzione per avere il costo più basso, che però uno andrà sempre a inseguire il costo più basso, tu vai. E poi visto Luxottica, sì, ci hanno anche chiaramente in Cina, però voglio dire, molti magari non lo sanno, ma Luxottica sta dietro a tutti i grandi brand, Rai, Mancoso, Oakley. Sta dietro a tutti i grandi brand, però questo rende la struttura enorme. E tu sai benissimo che i dinosauri si sono estinti per una questione di dimensione, perché la pulce è sopravvissuta a tutte le ere. Questa è una frase del fondatore della Illy. Era veramente? Eh sì. Cioè la pulce rimane, se tu diventi troppo grande... Poi comincia ad avere difficoltà anche nell'azione. Chiaro. Cioè noi possiamo permetterci di sviluppare in 3 mesi un nuovo modello. Un'azienda che è così grande, per far partire un nuovo modello, ha dei tempi di reazione veramente lenti. Poi hanno produzioni che vanno avanti da sole. Cioè sei più agile, sei più snello, capito? Non è l'azienda più grande che vince il giorno prima, ma quella più veloce che vince. Poi anche questo desiderio sempre di crescere, dove vai? Dopo devi aprire i negozi su Marte. Ci saranno gli studiosi, abbiamo visto la prima catena di negozi su Marte. Perché l'unico cliente che è Elon Musk. Esatto, che c'è solo lui, perché sarà il primo ad arrivare su Marte e comprerà gli occhiali da sole su Marte. Senti, progetti futuri dal punto di vista sia musicale che imprenditoriale, diciamo esplodere o crescere il tuo brand di occhiali. Invece musicalmente dov'è che vuoi arrivare? Hai qualche progetto? Magari farò un altro progetto musicale da solo. Okay. Adesso poi è diventato tutto liquido, quindi dire faccio un nuovo album. Sai, una volta facevano gli spot dei dischi, dicevano il nuovo attesissimo album, e chi cazzo lo sta aspettando? Cioè, magari se fai un progetto nuovo, la cosa meravigliosa della musica è che quando tu senti un pezzo bello, dopo ti chiedi di chi è, e c'è qualcuno che però non se lo chiede neanche di chi è. Chiaro. Ma e tu questo passaggio della musica, diciamo, a parte che a Brighton c'è un negozio dove praticamente adesso si sono rimessi a vendere solo vinile, stop. E mi sembra anche Elton John era uscito sul vinile. Sì. E devo dire che quando entri
ha un fascino pazzesco, cioè, ma hai visto anche che uno di 16 anni quando vede l'oggetto rimane sorpreso, è affascinante, e rimane sorpreso nel senso che gli concede attenzione, perché per noi è una cosa acquisita, per lui non lo è, quindi per lui rappresenta quasi una cosa nuova. Cioè il vinile rimarrà perché è l'unica cosa che ti permette di non avere quella che io definisco la bulimia musicale. Chiaro. Cioè tu se vai su Spotify diventi bulimico della musica, ma come se vai su YouTube diventi bulimico di cinema, di video, di tutto, però non... cioè il vinile ti permette di ascoltare un disco dall'inizio alla fine, cosa che tu non fai più, capito? E magari ne capisci anche il senso, o se no ti appassiona un pezzo solo, però la gestualità, no? Del fatto che tiri fuori una cosa, la metti lì, ti fa prendere del tempo. Metti la tua bella puntina, insomma, questi... In effetti non c'è... Slow music, no? C'è il presidio slow food che ti dice devi mangiare con calma, assaporare, degustare, così farai con la musica. No, non avevo saltato effettivamente questo passaggio del... Se tu ascolti musica random e sono solo pezzi, impazzisci. Non c'è una costruzione, niente. Dove magari prima dicevi un pezzo fatto così, sono 10 tracce e c'è un filo logico, so, Brian Eno mi viene in mente, il famoso concept album, no? Perché, un percorso, non è che tu potevi andare, cioè dovevi ascoltarlo sequenzialmente perché lui l'aveva pensato, come se un film dici no, vado un pochino, vedo minuto 30 poi torno indietro, no, lo devi vedere sequenziale. Ecco, tu pensi che ritornerà un po' questo concetto? Io vedo che c'è molta distrazione, cioè non dedichi più tanto tempo a una sola cosa, cioè il film, il lungometraggio diventa quasi una durata troppo... Vedi le persone che comunque guardano il telefono durante la proiezione, cioè stanno cambiando anche proprio i tempi di che tu impieghi nel concentrarti su qualcosa, no? Anche il tempo della lettura. Scusa, ma un concerto ti è mai capitato che stai suonando e tu vedi uno che è lì che si guarda il cellulare? No, sì. Sì, sì, sì. Però magari guarda che ha fatto la foto, ma dici, cioè uno è distratto, nel senso che anche è distratto, cioè, anche a un concerto. Sì. Ma capita alle persone quando fanno sesso, cazzo, che magari cioè, beh, veramente. E cioè, beh, guarda che è assurdo, ma succede. Avevo letto questa statistica, in realtà sull'uso prima e dopo, prima e dopo è tipo 90%, cioè stacco, opero, dopodiché appena finito riattacco, no? Quindi c'è una... sul mentre invece ci sono mille teorie, ma non entro nel merito. Di però guarda che cioè qualcosa sta cambiando negli usi e nei costumi. E per te è cambiato da quando c'era la vendita, cioè per dire il mondo Spotify, lo streaming, le royalties, tutti sti casini, no? Di cui in due minuti si parla, è cambiato qualcosa lato tuo, lato artista? Sì, no? Ma la io credo che il ritorno più auspicabile è quello che va dal produttore a quello che poi alla fine ascolterà quello che... Magari i grandi gruppi della discografia sono destinati a scomparire, nel senso se il nuovo standard di ascolto diventa Spotify, perché un artista deve passare attraverso una casa discografica e poi andare anche su Spotify? Vai direttamente a Spotify. Anche perché Spotify, ho visto l'intervista con il founder e l'intervistatrice che è di Record, che è una molto... diciamo pignola e poco accondiscendente, gli ha detto ma voi Spotify quindi farete anche da etichetta? E lui ha detto no, sì, ciao. Il suo linguaggio del corpo tradiva se lo vedeva Tim Roth di Lie to Me diceva andreste di una cazzata. Poi quando Steve Jobs si chiesero ma voi state facendo il cellulare? No, ma cellulari non è il nostro mercato. Il giorno dopo è uscito l'iPhone. Quindi chiaramente Spotify. Secondo me è quello, è il più auspicabile di tutti. E poi ci sono dei formati su cui, secondo me, il successo di questi formati c'è l'allineamento dei pianeti, perché tutti ci provano e uno diventa lo standard. Okay. Non so se capita per intuitività o per la praticità dell'utilizzo o perché a un certo punto si diffonde questa cosa. Che tu se non hai quel formato ti senti escluso. È successo per
il VHS rispetto ad altri formati che magari erano superiori in quel periodo e non sono partiti. Cioè c'è proprio una cosa che ne decreta il successo, che va al di là di quella che può essere la previsione, e non si sa cos'è, è anche magia. Tu fai conto che ci sono i monitor degli studi di registrazione, prima c'era il monitor che simulava l'ascolto dalla radio, quindi tu dopo che avevi fatto tutto il pezzo, per finalizzarlo devi sentire se uscendo da lì l'ascolto era buono. Cioè simulava l'ascolto della radio in mono, quella che c'ha tipo, che ne so, il benzinaio nella stazione di servizio, quella che andava, no? Okay. Poi sono arrivate le Yamaha, che sono le casse quelle con i coni bianchi, che a un certo punto sono diventate lo standard dello studio di registrazione, lo sono stati per 20 anni. Cioè ogni studio di registrazione di livello iniziale, medio, alto, tutti avevano quella cassa di riferimento. E non si sa come si era sparsa. Capito? Che deve simulare l'ascolto finale da tutte le sorgenti. Quindi di fatto è uno standard che non è neanche il massimo della definizione, perché quello ti tradisce. È come dire, l'MP3 di per sé è un formato che non è qualitativo. Sì, ma diventa lo standard, capito? Senti, l'artista più pazzo furioso che hai conosciuto, quello che ti è sembrato più interessante, che ti ha ispirato di più, se c'è, insomma, italiano, straniero. No, c'è quello che. Sting. No, ma c'è quello che fa, che ti emoziona. Cioè quello che rimane, no? E poi per esempio c'è una cosa interessante che ha detto un giornalista del Corriere della Sera, che è Andrea Laffracchi, che dice alla fine tutti si fanno impressionare dal fatto, guarda, la classifica, c'è primo in classifica questo. Cioè primo questo sta stravendendo, però poi è quello che rimane di quello che. Cioè alla fine il giudice vero di X Factor è il tempo, non è il giudice di X Factor o l'artista, cioè quello che poi va avanti, no? Cioè tu pensi che un gruppo come Joy Division, che dal punto di vista del sound hanno segnato e continuano a impressionare, cioè io quando metto la t-shirt di Joy Division, chiunque la vede dice figa sta maglia, ma non sa neanche di chi è il progetto grafico, perché era stato fatto quel progetto grafico. E se tu fai sentire il logo It Tell Us Apart, il suono, il testo e il pezzo colpisce chiunque e non riesce a capire quando è stato fatto, in che periodo storico. E pensa che Joy Division, il concerto che hanno fatto con più gente, c'erano 200 persone. O i Sex Pistols, che è un gruppo che è stato messo insieme per promuovere un negozio di abbigliamento. Questi sono diventati gli apripista di tutta una corrente che è quella del punk, no? E con un disco solo sono entrati nella leggenda, cioè sono mitologici. Però non c'era uno studio dietro, cioè c'era il desiderio di fare qualcosa che non c'era. Infatti il bassista, che è un'icona, che è Sid Vicious, non suonava. Era. Faceva finta, era forse quello che aveva meno attitudine sullo strumento, ma di chiunque. Okay. Capito? Di chiunque in generale. Però Sid Vicious è l'icona, cioè col chiodo, lui con i capelli sparati, la catena con il lucchetto appesa, la t-shirt strappata, il jeans aderente, la scarpa l'anfibio. Il precision bianco col battipenna nero, cioè se tu pensi a un bassista ti viene in mente lui. L'immagine c'è. Cioè già il bassista dei Clash era Pastorius, capito? Proprio dal punto di vista tecnico esecutivo, eppure un altro gruppo che ha segnato un'epoca, no? Certo. Slash incredibile. Cioè. Perché è sempre difficile capire quanto dall'esterno, se non sei uno che ha competenze, quanto uno sia vero. Ma lì non devi avere competenze. A me, sai quante volte mi fanno le domande, ma il bassista degli U2 che ne pensi? Ma che ne devi pensare? Cioè, nel senso, questo è quello del gruppo che ha portato il demo all'Island. Quindi è quello che ha permesso il contatto tra loro e la casa discografica. Quindi già lì c'è una marcia in più rispetto agli altri. Perché ha pensato, adesso che abbiamo fatto il provino, chi lo facciamo sentire? Ed è quello che ha rotto le scatole agli amici del padre finché non riuscì a portare questa cosa a qualcuno. Quindi già solo quello è merito
totale, no? Poi il bassista degli U2, sei stato pure con Naomi Campbell, che cazzo devi pensare? Che devi pensare? Che sei bravo tecnicamente, chi se ne frega? No? Penso io, e poi non lo so. Senti, e c'è qualcuno, un paio di curiosità e poi ti lascio andare, c'è qualcuno in particolare in questo momento che ti sembra molto promettente, magari uno giovane, una band nuova, italiana, straniera, che dici, questi, senti, sono pazzeschi, hanno delle magari potenzialità che ti sembrano incredibili? C'è qualcuno che ti viene in mente? No, mi vengono in mente... Ok, magari hai visto online e dici, ti capita mai di vedere online qualcuno che dici... Mi capita, per esempio, siccome abbiamo qui in... in showroom c'è, cioè, il ragazzo che si occupa del back office e anche delle altre cose, che è molto giovane, appena laureato. Io, per esempio, ho scoperto Gali 2 anni fa grazie a lui. Ah, ok. Lui ascolta quando non c'è nessuno, mette la musica ad alto volume dal suo computer. Io, entrando, ho ascoltato questo pezzo, che sentivo questa voce che diceva sto, sentivo, di ma chi è questo? E lui mi fa, scusa, ti do fastidio, abbasso. No, alza, fammi sentire chi è questo. E vedo anche il video, e ti rendi conto che questa è una squadra di, io li chiamo i makers, cioè gente che non makers, solo pensa se fa, questo dice, io canto, tu fai la base, io faccio il video, e fanno una roba, e questa roba c'ha riscontro, perché su Spotify io ho, non arrivo a 10.000 ascoltatori mensili per la mia storia. E questo ce n'ha 60 milioni, quindi voglio dire, c'ha ragione lui. Ha fatto, è quando è uscito il pezzo, era in cima. A me piace dire il figlio dell'algoritmo, il perché figlio è nato da quello. Chiaro. È come la... Però è bello il concetto dei makers, cioè sono makers, perché se sono questo gruppo, si è, ne parlavo anche prima, si è autoprodotto, si autoproduce. Comunque Gali è un collettivo, Sfera e Basta è un collettivo, cioè poi arriva lui, ma dietro c'è quello che fa il video, certo, quell'altro che gli fa la foto per Instagram, quello che dice, allora oggi ti vesti tutto di bianco, no? Sì, sì, è un, diciamo, un lavoro di squadra. C'è un gruppo. Sono cambiati anche gli spazi. Cioè, secondo me, il primo danno grosso l'hanno fatto i compact disc. Cioè, la copia digitale, no? La copia digitale è stato l'inizio della fine. Poi, non della musica, delle record company, no? Delle case discografiche. Quello è stato l'inizio della fine. Certo. Che però è un periodo che ha fruttato cifre enormi, no? Poi quando hanno scoperto che la copia digitale era identica, lì si sono dati, cioè tu una volta ti facevi la cassettina dal vinile, poi con la copia digitale tu avevi la copia perfetta identica. Mi è fatto venire in mente prima, parlando dei biglietti, che andai al concerto dei Ramones, sì, anni fa, prima della morte del cantante, arrivò proprio, era sì, gli ultimi, si presentò, mi ricordo, un po', come dire, zoppicante, fece tipo 2 canzoni e poi l'ha portato fuori, insomma, e morì dopo breve. E il biglietto, probabilmente ce l'ho ancora, era il biglietto dei Ramones, con il logo dei Ramones, così, invece non è più così adesso. Eh no, è spersonalizzato anche quello, no? Tu c'è sopra un codice, vai a vedere, cioè, il biglietto del concerto di Spandau Ballet, della reunion che c'è adesso in giro, è identico al biglietto di David Byrne o degli Iron Maiden. Certo. Quindi c'è una tendenza ad omologare tutto, no? E prima dicevi se ti strappavano. No, se ti strappavano male il biglietto, cioè che non potevi conservarlo, piangevi. Era tu, ci ho pagato. Capito? Quindi anche un aspetto proprio feticistico puro, che però andava ad alimentare tutta la parte della mitologica, no? Un'altra curiosità che avevo era sulla comunicazione di un album. Cioè, uno fa il nuovo album. Ci spieghi, diciamo, come funziona da quando ti trovi in studio, magari nel tuo caso con Lorenzo e gli altri, e dici, ok, dobbiamo scegliere un nuovo album, fantastico. A, che tempi ci sono per fare un nuovo album, se c'è un tempo? B, quali sono i passaggi per arrivare poi ad avere il nuovo album, che dici, ok, eccoci qua, un nuovo album fuori? E C, come sei coinvolto o si è coinvolti nella promozione poi del nuovo album, se ci sono sempre dei passaggi standard, che cosa è cambiato, insomma, ai tempi magari passavi, andavi al top of the pop, non so, cioè c'erano dei passaggi obbligati
e magari adesso sono saltati, ecco, come funziona? Se ci fai dietro le quinte? Adesso c'è quasi un rapporto diretto con quello che è la persona che poi ascolterà quello su cui tu stai lavorando. Nel senso, Lorenzo è uno che ha sempre comunicato tantissimo e addirittura inizia a comunicare quando è in work in progress. Ok, c'ha le sue idee. Ma perché alla fine penso che ogni persona che fa questo, no? Che ogni artista sente il desiderio mentre sta lavorando su qualcosa di farla uscire subito. Certo. Capito? E magari c'è il rischio che questa cosa di farla uscire prematura. Cioè c'è la fretta, il sacro fuoco, come lo chiamano, di farlo uscire subito, tutto subito, quindi di dare subito informazione diretta, no? Infatti, per esempio, la necessità di un ufficio stampa oggi è che l'ufficio stampa sia adeguato ai tempi. Cioè, nel senso, una volta c'era l'ufficio stampa che faceva il comunicato stampa, quel comunicato stampa andava attraverso i media tradizionali. Oggi magari c'è, che ne so, una grande casa automobilistica che si preoccupa di non far trapelare una notizia, c'è il pilota che dai box twitta che è successo, nel senso che è successo con, credo, Alonso, la Ferrari, no? Che... Quindi tenere il controllo anche della comunicazione. Il controllo di fatto è il non controllo. Chiaro. Capito? E quindi... tu puoi lavorare su un nuovo disco, se hai una fan base importante inizi già a parlare con quella. E poi quanto ci si mette a tirar fuori oggi? Ma ti metti, per quanto riguarda Lorenzo, il procedimento è più o meno sempre lo stesso, nel senso che lui ha delle idee di testo, scrive anche la parte musicale perché comunque con la chitarra tira giù delle cose e poi si confronta con dei collaboratori che magari sono lì da diversi anni, come magari nel caso di Riccardo Norio nel mio caso, o se no addirittura con dei nuovissimi. Okay. Capito? Quindi se vede qualcuno che scrive cose interessanti dal punto di vista musicale lo coinvolge. Okay. Come è successo per esempio per l'ultimo disco con gli Aki Juke Rockets, che sono due ragazzi di Bassano che producono e fanno delle basi in studio. E poi comunque è una monarchia illuminata, perché prende in considerazione tutto, però poi è lui che c'ha l'ultima parola, ma che è anche giusto che sia così, perché essendo lui che ci mette la faccia, quindi... E una volta che l'album è finito, hai, diciamo, degli obblighi di comunicazione, o c'è un piano di comunicazione che viene messo giù, condiviso, e si dice ok, se tu no, esce l'album, inizia il tour, e c'è questo da fare? Quello sì, ci sono degli appuntamenti che possono essere la partecipazione a una trasmissione televisiva, come è stato per esempio nel caso di Fabio Fazio, no? Che fa la sua trasmissione, o altre cose. Però di fatto... Ma ancora impatto per te la televisione? No, per me personalmente non c'ha nessun impatto. Nel senso che l'unico impatto ce l'ha sempre la musica, che oggi tu puoi ascoltare più facilmente, ma per quello crea più possibilità. C'è un pezzo come quello di Coez, per esempio, che è uscito l'anno scorso, che ha fatto un botto, è un pezzo che si è trasmesso proprio da persona a persona, nel senso che tu lo ascolti e non vedi l'ora di condividerlo con qualcuno. E diventa un successo perché tutti lo ascoltano e se lo vanno a cercare e c'è la reperibilità immediata. Tu oggi puoi segnalare che cosa stai ascoltando mettendo il link diretto e ti va direttamente su Spotify. Io ho passato pomeriggi dei negozi di dischi a cercare una traccia, o chiamavo la radio quando sentivo un pezzo. C'è Shazam che a me mi ha risolto i problemi della vita. Buongiorno, sono Saturnino, avete messo... No, tu scherzi, ma io sai quante volte l'ho fatto? Poi avevo la fortuna di conoscere le persone, quindi chiamavo il radio DJ, chiamavo sempre. E ti segnalavano? No, dicevo, ma sto pezzo che è passato adesso, perché non facevi in tempo a sentire il titolo, no? Ah, ok. Sai quante volte sono andato da Buscemi, che era il negozio storico di Milano, dove adesso c'è un bar, e che andavo lì e cantavo il pezzo.
Sì. Arriviamo in colbasso e dice, scusa, faceva così il pezzo. Sì, perché poi il commesso del negozio di dischi, su cui Nick Cosby ci ha scritto un libro, Alta Fedeltà, era una specie di farmacista. Perché o ti consigliava qualcosa che non avevi ascoltato, quindi tipo il nuovo arrivo, mi ricordo quando mi diede l'album di Manu Chao, questo è il cantante dei Mano Negra che ha fatto un album da solo, ce l'hanno mandato come servizio novità. Madonna, tu vai a casa, lo ascolti e dici, ma questo è il servizio, questa è una figata incredibile. Cioè, ti segnalava delle cose come la nuova uscita, no? Perché chi è che dava importanza a un progetto solista di un cantante di una band già di nicchia? Capito? Non è che oggi ci stanno delle nicchie su Spotify, oh, sì. Da 7-8 milioni di ascolti, che è una nicchia 7 milioni. E tu se devi trovare un'ispirazione, cioè dove vai? Ascolti la radio, hai Spotify? Ispirazione da qualsiasi cosa arriva, veramente da qualsiasi cosa. Poi trasformare quel momento in una cosa che poi ha un senso è il passaggio più complesso. Come allenamento, cioè tu, se dovessi dire quanto suoni ogni giorno per cercare... Sono dei periodi. C'è un periodo in cui manco tocchi lo strumento, e dei periodi invece che tipo passo, c'è un negozio bellissimo qui a Milano che vende solo bassi elettrici. Ok. Ce ne sono credo 5 al mondo, solo specializzati in basso elettrico. Avevo letto, non so se era leggenda, che tu avevi hai una stessa chitarra di Lou Reed. No, non è una leggenda, corrisponde a verità. Sì, assolutamente vero. Questa è nata prima la chitarra, poi è nato il basso. L'ha disegnato questo designer italiano che si chiama Lorenzo Palmeri per un progetto proprio commissionato, come interpreteresti la nuova chitarra del nuovo secolo, e lui ha disegnato questa chitarra e gli unici che l'hanno realizzata sono stati questi di Lambrate, perché hanno il know-how tecnologico per utilizzare anche materiali non convenzionali come l'alluminio, il carbonio. E lui fa questa chitarra finisce esposta in un po' di posti ed era lì ferma nel laboratorio. Un caro amico che tra l'altro era caro amico di Lou Reed mi dice: vorrei fare un regalo a Lou perché fa la nuova rappresentazione dell'opera Berlin, no? a New York, e gli dico: perché non gli regalo una chitarra? Ah, bella idea. Allora gli prepariamo questa chitarra che però ha la forma di una Stratocaster normale, però è realizzata in alluminio con degli accorgimenti particolari. Lui gli porta la chitarra, come arriva con la chitarra, fa: Lou, ti ho regalato una chitarra, e Lou Reed gli dice: ancora un'altra chitarra, basta, non so più dove mettere, no? Però guardala che questa è diversa, gli dice. Lui apre la chitarra e rimane colpito, no? Perché dice: ma questa chitarra c'ha una tecnologia che non è di un liutaio normale, no? E diventa... e inizia a chiedere informazioni. Prima fa scrivere il suo tecnico a Lambrate e poi la terza mail la scrive lui. Sì, dicendo: voglio venire a vedere dove è fatto questo strumento, sarò in Italia a tot periodo per una mostra fotografica e vi contatterò. Fino a lì dice sì, questo è quanto ti contatta. Mi chiama Davide, che lui era a Napoli, mi dice: guarda, c'è lui al Grand Hotel di Milan in via Manzoni, chiede se lo vai a prendere, perché io non ce la faccio ad arrivare prima di sera, se lo vai a prendere lo porti dove fanno queste chitarre. Io arrivo con la mia macchina, arrivo con la mia macchina e entro, lui mi aspettava nella hall, sale in macchina dietro e mi dice: are you the driver? E dico: no, sono l'amico di Davide. E sale davanti. Capito? Non si era seduto, per rispetto è salito davanti. Io c'avevo Lou Reed di fianco e stavo così e non parlavo, non dicevo niente. E anche perché che cazzo dicevo? E lo portavo a Lambrate, quindi il tempo c'era un po' di traffico e lui ha cominciato a parlare, perché la prima regola quando c'hai una leggenda vivente di fianco non devi parlare, perché inizia a parlarti lui. Sì, perché tu ti rompono il cazzo da quando esce la mattina fino alla sera, quindi se tu non parli prima o poi parla lui, o magari non parlerà mai. Capito? Io lo portavo e lui inizia a dire: ah, questa chitarra ha una tecnologia che mi ricorda la mia macchina fotografica, che lui è un appassionato di fotografia, quindi c'era questa Leica tutta con una scocca in alluminio, quindi gli ricordava sta cosa.
E arriviamo in questo posto, lui entra, guarda e inizia a vedere gli strumenti e guarda questa chitarra, la paraffina che aveva disegnato Lorenzo Palmeri, la guarda e fa: ma questa chitarra è meravigliosa, ne posso avere due? E fa: no, al momento ne abbiamo solo una. Gli hanno detto così, e lui ne ha ordinate e comprate due, cioè due, ne voglio due, perché di solito quando tu utilizzi uno strumento vuoi sempre lo spare, e lo spare. Quindi ne ha ordinate due e questa è stata la chitarra che nel suo ultimo periodo l'ha ispirato di più. Ma tanto che Laurie Anderson ha invitato quelli che l'avevano fatta quando c'è stato il Memorial a New York. Capito? Grazie mille. Oh, grazie a te. Ci vediamo online sui social, insomma, quando c'ho il mio prossimo pezzo te lo trasmetto su Instagram. Yeah, grazie.